Ani, vuoi venire? No, amore, tre. Oh, il cancello, il cancello, il cancello, via, 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 via. Ma che cavolo? Eh? Ani. Oh, finalmente fuori a cena in una location al mare stupenda. Poi stasera è super ventilato e si sta benissimo, vero? Dopo la stanchezza del viaggio di ieri ci voleva una cena così, eh? Allora, adesso ceniamo. Cosa hai preso da mangiare, amore? La bistecca con le patatine fritte. Ah, bene. E tu, amore, cosa hai preso da mangiare? La pizza margherita. La pizza margherita. La pizza margherita? La pizza margherita. Ah, ok. Ah, tu stai sempre giocando a un gioco, certo. Ok. Ceniamo, poi andiamo a fare un bel giretto al centro, ok? E ci rilassiamo un po' e smaltiamo tutto quello che mangiamo. Buon appetito, amore. Buon appetito. Ci siamo dovuti spostare di tavolo. Hai mangiato tanto, amore? Bravissima. E ci siamo dovuti spostare perché, Ani? C'era un sacco di api e non... Lì in fondo c'erano tantissime api e non si poteva mangiare, quindi ci hanno spostato di tavolo, vero? Adesso mangiamo più tranquilli. Signorita, hai finito la pizza? E dove andiamo tra poco? A mangiare il gelato. A mangiare il gelato in centro, vero? Amore, tu mangi un bel gelatino in centro dopo? Dovevi mangiare il gelato, stai mangiando il tiramisù? Dopo lo mangio. Lo so che dopo lo mangi, ma è troppo buono questo tiramisù? È tanto buono, non hai potuto resistere. Ma me lo fai assaggiare? Mi stai facendo venire curiosità. Vieni. Vieni. È buono. Ma che monè? Ani, stop però, perché c'è il caffè. Adesso lo dai a papà, va bene? E dopo mangiamo un gelatino. Allora, dove andiamo? Ai trampolini a saltare o a comprare il regalino? Trampolini. Volete andare ai trampolini a saltare? Sì. Quindi niente regalino? No. È uno o l'altro, è tardi, è quasi mezzanotte. Domani lo compriamo. Ah, ok. Va bene, allora andiamo a saltare. Allora, Vane, Anastasia piange perché non possiamo andare a saltare. Ma purtroppo... No, amore, non possiamo. Hanno chiuso la strada e non riusciamo a trovare un parcheggio. Stasera è tardi, abbiamo cenato fuori. Vabbè, fa niente. Andiamo a farci un bel giro. Andiamo a farci un bel giro. Andiamo a comprare un regalino, ok? Sì. Dai. Buongiorno, signore e signori. In questa nuova serata a San Teodoro, Vanessa, Anastasia piange perché non possiamo andare a saltare. Sulle strisce. Dov'è papà? Dov'è papà? Ah, è di là. Arriviamo. Vieni. Corri, 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 corri. Dove andate? Sono di là. Anastasia. Sembra che si sia rilassata sulle spalle del papà, eh? E si è caduta la mucca invece no, è un tombino. Guardate che bello, ragazzi. Sì, quello è il chioschetto. Non posso prendere, Nove, io tutti gli anni mi bevo un cocktail da lei. Hai sete? Eh beh, ma lì cosa bevi tu? Scusa, Quella la menta. No, perché poi non la prendi tutta, lo so già. No, no, no. Ho il gelato o la granita, decidi. Ho il gelato o la granita? Dopo andiamo a prendere l'acqua. L'acqua? Io ragazzi ne ho comprata qui la Cove. L'hai comprata qui? L'ho comprata un'altra parte. Ah, sì? A voi ragazzi, quale vi piace di più? Guardate i capellini che abbiamo noi, vero mamma? Li vedi? Sì, è vero, guardali. L'altra sera non li avevamo visti. L'altra sera ti parlo di un mese e mezzo fa, Guarda, Vani, i capellini. Guardate, hai visto? Guardate ragazzi quante cover. Ma sì, ce ne sono tantissime. Vabbè. Quale vi piace di più, ragazzi? A me, azzurro. Cazzaletti, tutto. Io a me mi piace quattro piedillo. Non toccare. Dai, andiamo che papà ci sta aspettando. Dai, andiamo. E ragazzi, quando arrivo a casa mi faccio le unghie. Tocco quattro qui arancia e me le faccio. Non abbiamo l'acetone.
Oddio, dobbiamo trovare subito un acetone. Al massimo torniamo indietro in quel negozio e lo compriamo sì, là. Sì, dopo. Sì. Dopo però. Mi è venuto... E poi domani quando mi sveglio mi metto le unghie. È vero. Cammino su questo posto invece di non cadere. Speriamo che non cadi. Se pensate di essere felici. Ani, ci siamo persi. Ah sì, abbiamo perso papà e Vanessa. Non ho idea di dove siano andati. Adesso speriamo di incontrarli qua, altrimenti dobbiamo tornare indietro e andare da un'altra parte. Qua c'è un mondo di gente. Perfetto, non ci sono. Non ci sono? No, li torniamo indietro. Hai ragione. Aspetta. Andati di là. Io sarò andati di là, non li troviamo perché saranno andati. Stiamo tornando indietro nella speranza di trovarli. Oltretutto non ho io le chiavi della macchina. Ma poi a me mi fa male il mio, ci possiamo sedere? No, adesso cerchiamo papà un attimo e Vanessa. Andiamo di qua? Il tuo istinto ti dice di andare di qua? Va bene, andiamo. Brava Anastasia, Vanessa doveva raggiungere una bancarella che abbiamo visto. Posso prendere un palloncino? A giugno, no? E forse avevi ragione tu, la bancarella è qua. Two hours later. Pausa shopping perché abbiamo fatto un sacco di shopping e io sono stanchissima. È tardi, sono quasi le 2 di notte e adesso beviamo. Veramente? È tardissimo, Vane. Adesso beviamo questo cocktail e andiamo a dormire. È freddo, Ani? È freddo? Piano, eh? Guardate quanto shopping abbiamo fatto. Posso mettere le unghie fitte? Puoi provarle se vuoi, se la mamma regge te le faccio provare, ok? Per favore! Va bene. Spero che sono calde così mi brucio una mano. Siamo tornati a casa e abbiamo visto Dora. Mamma, e chi è Dora, Ani? Spiega. Dora è una gatta che abbiamo incontrato l'anno scorso per la prima volta qui a casa nostra in Sardegna. Sì, anche un'altra gattina però quella lì. Sì, ma l'altra gatta era una gatta che stava bene, era ben nutrita, era bellissima. Cosa mentre Dora com'era? Molto magra. Molto bella. Bella ma molto magra, si vedevano le ossa. E quindi noi abbiamo iniziato a darle da mangiare per un mese, poi purtroppo siamo tornati a casa e non l'abbiamo più rivista. E adesso, Ani? Mamma, ma se gli compriamo una vasca, così quando lei viene qui, la laviamo, la sciocchiamo. Allora, la Anastasia, non so se tu ti ricordi. Poi prendiamo una cuccia, la compriamo. Ascoltami, non so se tu ti ricordi, ma l'anno scorso Dora veniva, si metteva sotto questo cespuglio, sì, all'ombra, però se ci avvicinavamo, lei non era tanto contenta. Ti ricordi? Però, sì, non era, perché comunque è una gatta selvaggia. Non è che ci conosciamo tantissimo, era appena venuta. Lo so, però non voleva, non voleva che ci si avvicinava come molto. Comunque. Come ha fatto a venire? Noi mica le abbiamo. Però evidentemente ha sentito che c'erano delle persone ed è arrivata. Adesso cos'è successo, Ani? Che siamo tornati a casa? E l'abbiamo vista. E l'abbiamo vista davanti al cancello. E lei è scappata ed via. Ed è scappata via. Quindi, cosa facciamo adesso? Mettiamola a mangiare. Brava, perché? Perché noi l'anno scorso abbiamo tenuto delle scatolette per gatti, di cibo per gatti, e adesso le facciamo un piattino e lo mettiamo qua e vediamo se arriva Dora, va bene? Sei d'accordo? Sì. Ok, andiamo a preparare il cibo. Io sarei felicissima se Dora arrivasse. Ok, Ani, abbiamo posizionato la pappa per Dora e l'acquetta fresca. Ma come fa ad entrare? Ok? Come fa ad entrare? Un gatto entra dappertutto. Fa così, il cancello con le spine, fa così. Ma le spine il cancello. Va bene, adesso dobbiamo solo aspettare che torna, oppure sì, domani mattina verifichiamo se è passata di qua e ha mangiato, ok? Sì, magari lei viene qui, va sotto l'albero dormire. Ti ricordi che stava sotto questo albero e dormiva? Magari la troviamo qui, magari dormiamo. Esatto. Parte, fa fare un giretto. Esatto, amore, bene. Adesso tu stai cercando di capire come mettere queste unghie che purtroppo pensavo fossero più semplici, cioè che avessero già la colla, come quelle che avevamo preso a Novara, e invece qua bisogna mettere la colla, che è questo tubicino qua. Qua. Adesso aspettiamo un attimo, Vanessa, un secondo solo, che tolgo lo smalto da Anastasia e le metto lo smalto, ok? Ok, Ani, abbiamo tolto lo smalto senza neanche far cadere un goccino di solvente sul tavolo, sei stata bravissima.
mentre Vanessa è riuscita da sola a mettersi le unghie, vero Vane? E domani andiamo al mare così? E tu dici sì? Sì. Scusa? Sì. Cosa vuol dire sì? Niente. Ah. Sì. Cos'è? Oh. Il corsivio. Il corsivio. Cos'è il corsivio? Vabbè, fa niente, dai, fa niente, metti lo smalto, te lo devo mettere io. L'hai già messo? Oh, ma siete uno spettacolo voi due, eh? Ok, Vane, sei riuscita a mettere le unghie? Bellissime. Andiamo dentro, che adesso è tardi. Bimbe, entriamo perché c'è un'ape, dai, andiamo, venite. Dentro? Chiudi, 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 chiudi. Purtroppo è arrivata l'ape e quindi niente, dai, comunque è tardissimo, sono le 3 di notte e io direi che possiamo andare a dormire. Andiamo in camera, dai. Sì. Andiamo in camera a mettere il pigiama. Io ti voglio fare la mano. E dammi la mano, amore, sì. Via, dai. Ok. Dai, dove avete... Intanto fammi vedere le unghie. Grazie. Madonna, fammi vedere. Mamma, c'è qualcuno, c'è qualcuno. Ma chi? Ma dove? Mamma, c'è qualcuno, l'ho visto. Ho visto qualcuno. Mamma, ho paura. Ma chi c'è? Non c'è una mamma. Ma era un'ape? No. Ma c'è qualcuno. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Oddio mio. Oddio. Ma chi è? Ma chi è? No, devo andare a vedere. Proprio stasera che non c'è papà. Ma chi era? Chi era? No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Un attimo, andiamo a vedere. Vado io. Chi è? Ma aveva una faccia strana, ho visto bene. Sì. Vado io, Ani. Sei tranquilla. Chi è che viene con me? No. Vieni tu. No, sì. Chi è che viene? Ani, vuoi venire? No, amore, tre. Oh, il cancello, il cancello, il cancello. Via, 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 via. Ma che cavolo? Eh? Ani, no amore, tranquilla, no, vieni qua. Ma che cavolo è quest'ora? Ani, tranquilla, amore. No, amore. Aspetta, aspetta, aspetta. No, chiamo. No, ma devo andare, piuttosto chiamo papà, non la polizia. Ma ce l'aveva il telefono dietro, papà. No, Ani, se non vuoi venire, stai qua. No, amore, stai qua. Accendi le luci, Vane, Vane, fuori ci sono le luci spente, accendile, vai, accendile, così scappa. No, amore, adesso accendi, ecco, brava. Senti, ma chi è? C'è qualcuno, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, se n'è andato però, se n'è andato, l'ho visto. C'è il cancello aperto. Eh? Dove? Ma non vedo fino a lì. Cos'hai visto, Ani? Ani, tranquilla amore, chiamiamo papà, dai, vai a prendere il telefono. Ani, no amore, ascoltami, ascoltami. Ani, Ani, ascoltami, ascoltami. Adesso chiamiamo papà, ok? Ok? Va bene? Stai tranquilla amore, è andato via, ok? Chiamiamo subito papà e lo facciamo tornare subito, va bene? Eh? Lo concludiamo qua il video? Va bene? Eh? Non piangere, amore. Chiamiamo subito papà. Sei tranquilla. Amore. Ascolta, Vane. Anastasia è molto spaventata e vuole un bicchiere d'acqua. Senti, lo concludiamo qua il video. Anica. Adesso chiamiamo papà o qualcun altro. Sì, chiamiamo subito papà. Vabbè, ragazzi, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Va bene, amore. Cosa c'è? Va bene, dai. Ragazzi, Anastasia è molto spaventata. Chiediamo scusa, però concludiamo qua il video. Quindi se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ok? Attivate la campanella, lasciate un like. Adesso noi chiamiamo papà o la polizia. Va bene, ciao, ciao. Buonanotte.